Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qui, raga, video parlato di oggi, molto bello perché anche non rendendomene conto abbiamo sfondato un risultato veramente eccezionale. Io poi vedete, parlo sempre al plurale perché per me questo canale non è solo mio, è di tutti quelli che lo seguono e lo stimano e gli vogliono bene. Quindi abbiamo sfondato la fatidica soglia delle 500.000 visualizzazioni sui video di YouTube. Allora, innanzitutto, già è passato da un po' questo, perché siamo quasi arrivati a 600.000 visualizzazioni, quindi non me ne ero accorto. Me l'ha fatto notare il nostro amico Enzino, un ragazzo che collabora col canale, mi dà una mano per vari aspetti. E niente, io il 23 aprile, al compimento di un anno del canale, eravamo a 450.000 e pensavo, sì, ma ci vorrà tempo adesso a sfondare questo muro. Ed invece all'atto pratico, penso, metà maggio siamo riusciti a raggiungere questa cifra incredibile. Allora, lo so che adesso ci sarà gente che mi dirà, sì, vabbè, però nu, lo fa con 3 video, quel tale Ale lo fa con 5 video. A me non mi interessa, raga. Dovete capire un po' la situazione del canale, da dove è partito e dove è arrivato. Allora, prima di iniziare vi dico, iscrivetevi al canale Telegram per le offerte se volete essere aggiornati sulle migliori offerte di Amazon. Quindi Supercoris, offerte Amazon, e tutti i giorni pubblico tantissime offerte ghiotte. Ieri per esempio, anche oggi c'è FIFA 21 alla modica di 19 euro, minimo storico. Quindi raga, trovate di tutto e di più, i volanti in super offerta, quando è uscito Xbox Series X settimana scorsa abbiamo messo in vendita anche noi. E poi c'è il canale ufficiale Supercoris 84 di Telegram, dove ogni giorno pubblico in anteprima tutti i video che poi vedrete sul canale, delle clip ghiotte divertenti. E quindi se vi fa piacere essere aggiornati in anticipo, lo trovate lì, qualsiasi cosa volete sapere sul canale. Tra cui ho pubblicato già i giochi che usciranno in tutta quest'estate, quindi vedete un po' quanto stiamo avanti. Allora raga, e vi faccio vedere la foto, perché poi io sono uno un po' meticoloso da questo punto di vista, faccio foto, mi segno i risultati mese per mese, scrivo. Questa foto si riferisce l'anno scorso a inizio maggio, quando praticamente il canale aveva 36.000 visualizzazioni, che sono riuscito a fare nella bellezza di 11 anni. Perché qual è il discorso? Il mio canale è nato nel 2009, per ridere ho detto faccio il canale YouTube. Una volta facevo video di bodybuilding, una volta facevo video di raduni. Non è mai stata una costante e sono andato sempre un po' a casaccio perché non avevo tempo di studiare. Ho sempre lavorato tanto in quel periodo. Quindi raga, effettivamente l'anno scorso, il 23 aprile, è iniziata questa avventura con l'avvento dell'Ori Apex e il fatto che io potessi studiare stando a casa con lockdown, non potendo uscire. L'è iniziata questa bella avventura, raga, da 36.000 iscritti in un anno a farne quasi 600.000. E penso che ci sia stato un lavoro incredibile. Io credo di essere uno degli youtuber in Italia che creano video di un certo livello, non i video di cavolo che fate la 4 cazzate e le pubblicate. Io credo di essere uno degli youtuber che crea video comunque con un montaggio, con una difficoltà nel crearli, prima nel giocarli e poi nel crearli, che ha fatto più video. All'atto pratico abbiamo festeggiato 1000 video realizzati già mesi fa, quindi penso sarò abbastanza più in alto, perché contiamo la media di 4 video al giorno annesse live, cioè sto facendo davvero una media di tantissimi video, è un lavoro enorme. Cioè, se io penso, un anno fa ero un ragazzo che non aveva esperienza. A me mi dicevo, ma per fare lo youtuber, mi diceva mio cugino Alessandro che saluto, devi imparare a editare. A fare che? Cioè non sapevo manco che significava. Ho preso questo telefonino che adesso voi dite, ma il telefonino, pipipopo. Ragazzi, se non c'avevo il telefonino, il canale YouTube non sarebbe esistito. Ci farò un video in settimana e vi spiegherò perché. Ho preso questo telefonino che aveva tanta memoria, cioè tanta RAM e c'ha tanta memoria di giga di archiviazione, con cui ho potuto iniziare a fare video lunghi, ho iniziato a editare. E raga, è iniziato tutto a crescere all'improvviso. Sapevo che il canale doveva seguire degli step per essere seguito di più. Ovvero, io giocavo con Assetto Corsa, Dirt, tutti i giochi vecchi. Formula 1 2019, che era un gioco comunque attuale per l'anno scorso questo periodo, però era già un titolo vecchio di quasi un anno, quindi il seguito scendeva.
Nonostante tutto, raga, il canale è iniziato a crescere in maniera decente. Quando è uscito Formula 1 2020, che io sapevo sarebbe stata una svolta, l'ho preso subito. Anche se lo volevo prendere in anticipo, mi è arrivato in ritardo. Però comunque i video sono andati bene e l'ha iniziato veramente a decollare il canale, affiancandoci Assetto Corsa, MotoGP. Sono tutti giochi che nel loro piccolo hanno fatto crescere sempre di più il canale. Raga, nei mesi poi è arrivato il T150, è arrivato lo studio, è arrivato PlayStation 5. Là le cose sono iniziate a crescere man mano, perché c'è stato uno studio continuo. Come vedete, anche ultimamente ho cambiato le grafiche delle copertine dei video, le ho migliorate. C'è uno studio continuo giornaliero per far evolvere il canale. Quando la gente dice vabbè, ci vuole lo studio per far crescere il canale, ma raga, ci vuole lo studio, sì. Ci vuole un minimo di cognizione di quello che fate. Guardate anche gli altri. Cioè, non solo ci vuole un corso di YouTube Creator che magari è gratuito, ma guardate gli altri YouTuber, studiate, cercate di capire, di attingere delle cose da altri che sono meglio di voi e provatele a mettere in pratica. Io così ho fatto e sono riuscito a migliorare. Io un anno fa, ripeto, con una PlayStation 4 base che già era vecchia, morta e sepolta, con un telefonino di 200 euro, senza avere nulla, un volante da 90 euro, senza postazioni, senza nulla, sono stato là come una satanata a lavorare giorno, certe volte pure la notte, a fare video e live. E questo canale è cresciuto. Fare tanti video ha permesso al mio canale di riuscire a essere conosciuto, riuscire a prendere tanti ambiti, perché metti Formula 1 e prendi l'appassionato di Formula 1, metti le moto e prendi l'appassionato di moto, metti camion e prendi l'appassionato di camion. Cioè, capite raga qual è il discorso? Ma devono essere video qualitativi. Se voi fate 1000 video di merda, non vi seguirà nessuno. Comunque, sono iniziato a crescere le visualizzazioni. Prima facevo 150, qualche volta 200 visualizzazioni ai video. Poi siamo iniziati ad arrivare sui 300. Adesso stiamo sempre fissi su 3, 4, 500. Cioè, raga, rispetto a un anno fa, siamo 4, 5 volte sopra. Non ho fatto nulla, sono conscio di questo, perché non sono mai soddisfatto. Io sono un eterno insoddisfatto, quindi voglio sempre di più. Io già sto pensando ai 10.000 iscritti, ai video che devono fare tutti più di 1000 visualizzazioni. Raga, il lavoro per quello. Cioè, mi sveglio la mattina, non lavoro per dire mamma mia, oh, quanto sono andato bene. No, per quanto molti me lo dicano, mi fa piacere che sto attirando anche l'attenzione di tanti altri youtuber. Ecco, c'è l'amico Mapo che ci segue, noi seguiamo lui perché è uno dei pochi youtuber che seguo e che stimo, perché mi piace il suo metodo. Tante volte ci viene a scrivere l'amico Autopolix, che si occupa di Formula 1, altro youtuber molto bravo, in crescita come noi. Abbiamo conosciuto l'amico Ario di Rienzo, un altro youtuber che sta cercando di crescere, che mi ha fatto i complimenti. Raga, quando ricevi complimenti da uno youtuber, che potrebbe essere il primo, non è il mio esempio, perché io, raga, sono molto sincero e quando una cosa mi piace lo dico, quando non mi piace non lo dico. Cioè, lo dico lo stesso, scusate. Quindi, a me, se uno youtuber non mi quadra, vi dico subito, quello a me non piace. Il fatto che tanti youtuber che potrebbero essere gelosi, invidiosi, invece mi fanno i complimenti, a me fa piacere, perché significa la bontà di questo lavoro che stiamo compiendo giorno per giorno. E ripeto, raga, anche nel 2021, anche a maggio come siamo ora, alla fin fine, se voi vedete, io sto giocando con una sedia di che adesso varrà 20 euro, con un volante preso a 95 euro. L'unica cosa di valore è la PlayStation 5. Ma per il resto, raga, un telefono che adesso non vale nulla, le cuffie di 25 euro pagate un anno fa. Cioè, raga, vi state rendendo conto di uno studio di 200 euro per realizzarlo? Vi state rendendo conto di quanto io comunque stia cercando di raggiungere un livello sempre più di eccellenza con mezzi veramente limitati? Limitati dal fatto che effettivamente da un anno io non lavoro e ora mi sono dedicato anima e corpo in questo, e quindi voglio fare questo come lavoro. E sta crescendo anche nei guadagni, perché a me, grazie a Dio, raga, già adesso guadagno la cifra che mi permette di gestire il canale, nel senso pagare internet per streamare, comprare giochi. Io adesso questo lo sto guadagnando, però raga, è chiaro che vabbè, qua sto sbattendo ovunque. Bisogna arrivare a un guadagno che mi permetta anche di vivere, quello è l'obiettivo immediato. Quindi è chiaro anche il discorso che mi fa piacere che abbiamo creato questa community su tutti i social, i profili. Cioè, raga, un anno fa non esisteva nulla. Un anno fa non esisteva Supercorris su Instagram, su TikTok. Non esisteva una community di YouTube. Non esistevano i canali e i gruppi Telegram. In un anno
tantissimi seguite su Instagram e mi scrivete i messaggi e ci sentiamo su TikTok, mi scrivete nella community di YouTube, ci sono tante belle reazioni quando faccio i sondaggi, quando metti post. C'è un gruppo Telegram sempre molto attivo, c'è un canale Telegram che cresce, c'è il canale delle offerte che cresce, raga. Non esisteva. Ieri, durante la diretta di Assetto Corsa, dove ci stavamo divertendo come dei pazzi a fare delle gare in montagna, nei Grand Canyon, un bordello, ho detto, raga, chi vuole entrare, entri e giochiamo insieme. Subito sono iniziate a entrare le persone. Cioè, questo vi fa capire quanta gente ci tiene a partecipare alle attività del canale. Un anno fa non esistevo, un anno fa ero un perfetto sconosciuto e nessuno mi si filava. C'è un lavoro enorme dietro. Mi fa piacere che ogni mese ci sono 5-6 abbonati, c'è qualcuno che fa le donazioni, significa che ci tenete. Perché gli abbonamenti, quelle 20, 25 euro, 30 euro che io raccolgo con gli abbonamenti, sono soldi che verranno spesi per il canale. Per prendere i giochi, in futuro per prendere una telecamera, per prendere un nuovo volante, una postazione, sono soldi, raga, che non mi metto in tasca io, perché io da 8 mesi che non esco, che sto a casa, che non vado in un bar, non vado da nessuna parte. Sono soldi che mi permetteranno di dire, oh, prenderò il T300, prendo una postazione finalmente, prendo quello, miglioro il canale, prendo la telecamera, prendo il microfono. Cioè, capito, raga, mi fa piacere vedere quante persone donano e sono contento, mi corrà. È il quarto mese che ti faccio l'abbonamento, ti fa sta donazione perché mi fa piacere poterti aiutare. Cioè, questo è bello, raga, questo è bello. Vi rendete conto quanta benevolenza si è creata dal nulla? Per non parlare poi dei moderatori, di chi mi aiuta, chi mi dà i consigli. Cioè, è tutto frutto di un impegno, di un cercare di esprimere me stesso. A me fa rabbia vedere youtuber che un anno fa erano sopra di me e hanno impostato il tutto su una freddezza del canale epica e pensando soltanto che basti comprare un PC potente, una console next gen all'uscita, basti prendere attrezzatura fantasmagorica per crescere quando sono cresciuti meno di me. Che io, ridendo, lo dico sempre, io sono lo youtuber più povero, sono il più poveraccio, perché vado a vedere i canali di tutti. C'hanno i volanti migliori, le attrezzature migliori, però raga, poi se manca la base di avere un'empatia con chi ti segue, riuscire a coinvolgere le persone in quello che fai, dare tutto, non serve. È meglio essere più poveri, avere meno attrezzatura, però riuscire a esprimere i propri concetti. Io con questo canale da un anno sto esprimendo la mia passione per il racing game, la mia passione per i videogame e la mia passione per essere uno che amalgama la gente. Ovunque sono stato sono riuscito a fare dei gruppi. Andavo a scuola, facevo dei gruppi di amici, facevamo filone, eravamo 30. Andavo a giocare a pallone, si innescava un metodo di uscita, di divertimento insieme con gente che manco conoscevo prima. Andavo a lavorare in un luogo, dopo un po' cene aziendali, stavamo insieme. Cose che prima non c'erano, io sono così, nella vita in generale. Sono riuscito a creare dei trend tipo la telecronaca. Ma adesso voi mi dite, ma Guido Meda e Vanzini. No, raga, allora io vi giuro, io non sapevo neanche io di avere queste qualità. Infatti se vedete i video anche di un anno fa, di 8 mesi fa, 9 mesi fa, quando ancora iniziavo a esprimere le mie emozioni, ero sempre molto ponderato nelle telecronache quando giocavo. Cioè parlavo, ecco raga, dai, facciamo la curva di qua là. Mi è iniziato a partire la brocca da solo, ho iniziato a fare video, mi è iniziato a partire la brocca nelle azioni, mi emozionavo talmente tanto che ho iniziato a fare queste telecronache che adesso tutti osannate e dite no ma sembri Guido Meda, no io voglio sembrare me stesso, ho iniziato a fare le telecronache sui miei gameplay. Raga, è un'emozione che mi viene da sola, cioè è un qualcosa di naturale, parlavo, iniziavo il fatto di eccoci qua, vedete io mo se ci provo che non sto giocando, non ci riesco. Non mi esce, non riesco a imitare me stesso, vi rendete conto? Io ora di farvi me stesso quando faccio la telecronaca durante una gara per me è impossibile. È possibile solo se sto guidando e sto vivendo quell'emozione di un duello, di un sorpasso, allora riesco, per farvi capire. È talmente una cosa che è uscita fuori naturalmente che molti pensano sia ponderato, studiato. No, mi è uscita in maniera automatica. Ora, mi hanno chiamato per fare il commentatore nei campionati, io non ho accettato perché per me, raga, è impossibile, vi ripeto, per me è bello e riesco a fare il commento quando sto facendo l'azione, quando invece devo fare il commento è un qualcosa che è esterno, è un campionato, per me risulta molto più difficile. Quindi, raga, vedete, sono riuscito a imporre il mio personaggio con le mie qualità, le caratteristiche che ho,
E grazie a Dio la gente l'ha apprezzato. Quindi senza studiare nulla io faccio video come questo. Non c'ho nulla scritto. Io vedo gli youtuber, fanno i video. In 10 minuti di video parlato ci sono 80.000 tagli. Taglio, taglio, taglio. A me quelle cose mi snervano. Certi mi dicono, ma è figo. No, non è figo, perché quello è sintomo di non essere sincero. Perché se io devo ritagliare il video 100 volte, vuol dire che ogni 10 secondi leggo una parte e la dico. Leggo una parte e la dico. Ma raga, ma scherziamo. Cioè faccio video a getto continuo, video dopo le gare di Formula 1. Ho fatto quello della Serie A ieri, 33 minuti di video proprio dove davi voti alle squadre. Ta 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 ta, io dicevo tutto quello che mi veniva in mente. Non c'ho bisogno di scrivermi nulla, anzi tante volte finisce un video e dico cacchio, devo dire quella cosa, perché non l'ho detta? Ma non mi interessa, perché io penso sia molto più apprezzabile il risultato di uno che parla in maniera istintiva e dicendo quello che pensa e non... ragazzi, adesso parliamo dei civili iscritti. Taglio. Allora ragazzi, parliamo, dobbiamo attivare. Taglio. Cioè raga, ma dai, è vergognoso. Io non le seguirei mai queste persone. Allora, prescindere da tutto ciò, il focus del canale. Per me 500.000 visualizzazioni sui video sono un risultato incredibile. Chiaramente voglio sempre di più, quindi non mi accontento. Adesso già sto pensando ad arrivare più velocemente possibile a 1 milione, che sarebbe veramente una cifra enorme. E niente raga, io lavoro tutti i giorni per fare il meglio con quello che ho. Questo spero sia capibile dai miei video e sia intuibile a tutti quelli che mi seguono e mi vogliono bene. Spero che il canale cresca, spero che diventi sempre più professionale, ma non dal punto di vista di essere io professionale, stare là a parlare tipo un giornalista, no, professionale dal punto di vista di crescita continua, di fare un guadagno decente per viverci, perché io ragazzi, se riesco più breve possibile, nel più breve tempo possibile, arrivare a un guadagno decente per vivere, io ragazzi questo lo posso fare di lavoro e non c'ho più problemi di nulla. Lavoro a casa mia e sono contento, però ci vuole un lavoro duro per arrivare più presto possibile, perché io non posso vivere con 100-150 euro al mese, che tra cui in gran parte se ne vanno per il canale. Quindi raga, spingiamo, sostenetemi, iscrivetevi al canale se vedete i miei video e non l'avete fatto, lasciate un like, commentate, seguitemi sui social, cioè... sostenete il canale, iscrivetevi al canale Telegram delle offerte, non spendete nulla, raga, se prendete un gioco, un volante, qualsiasi cosa, quel codice mio, non spendete nulla rispetto a quello che paghereste normalmente, però YouTube e Amazon a me mi riconosce un piccolo premio per la pubblicità fatta, quindi questo che vi sto a dire. Se volete sostenere il canale ci sono mille modi, guardate la pubblicità tutta quanta, magari c'è una pubblicità di 10 secondi, se la fate scorrere aiutate il canale, perché sono pochi centesimi che vanno in tasca a Super Corris. E pochi centesimi qua e là possono aiutare il canale a crescere. Quindi capito raga, è tutto fa brodo. Ci vediamo dopo nei prossimi video. Il vostro Super Corris. Ciao aglio.